fate un'attrazione frontale con il bilanciere. Come fare per eseguire questo esercizio? Andiamo a posizionarci con i talloni in linea con le nostre anche, le punte dei piedi belle dritte. Teniamo le ginocchia leggermente piegate. Il bilanciere, per partire, lo tengo vicino alle mie cosce. Il polso della mano destra e mano sinistra rimane leggermente più aperto rispetto alle spalle. Cercando di contrarre al massimo i muscoli addominali, andiamo a portare il nostro bilanciere in avanti, tenendo i polsi leggermente più alti rispetto alla spalla. Il gomito rimane leggermente piegato e piano piano scendiamo verso la nostra coscia. Quindi la mia partenza deve essere sempre questa. Il gomito lo tengo poco piegato, non deve essere né troppo piegato né tutto steso il mio braccio, ma questa è la posizione corretta. Quindi stringendo al massimo gli addominali vado a portare il bilanciere. Quindi andiamo qua e ci portiamo giù. Tiro con tanta intensità contraendo gli addominali, il mio bilanciere qui e ci portiamo giù. Se per caso non riesco ad eseguire questo esercizio in piedi perché sento molto carico sulla schiena in quanto non riesco a controllare bene i miei muscoli addominali, lo possiamo andare ad eseguire seduti. Quindi andiamo a sederci su una panca o su una sedia, teniamo sempre la stessa presa, ok? E andiamo a portare però il bilanciere vicino le ginocchia, in quanto sulle cosce non è possibile perché questa posizione mi costringe a tenere i gomiti piegati molto, io invece li voglio poco piegati. Quindi da qui vado a spingermi su e ritorno vicino alle mie ginocchia. Quindi su e ritorno giù. Io vi consiglio di eseguirlo in piedi perché comunque è l'esecuzione più adatta. Se invece proprio non riuscite perché avete paura o non riuscite a controllare la schiena, eseguitelo pure da seduti, però quando lo eseguite seduti cercate sempre di avere un carico inferiore rispetto all'esecuzione della trazione in piedi. Ciao e buon allenamento!